L'opera di Cicerone, in particolare i testi di argomento filosofico e politico, rappresenta una vera e propria miniera a cui attingere per ricavare le sentenze, o massime, o perle di saggezza. Si tratta di frasi che, estrapolate dal contesto, assumono un valore universale e offrono una norma di vita, un insegnamento o un concetto generale. Ecco alcuni esempi. Beate vivendi cupiditate, omnes incensi sumus. Tutti, omnes, siamo infiammati, animati, incensi sumus, dal desiderio, cupiditate, di vivere felicemente. Beate vivendi. Nella seconda sentenza, Cicerone istituisce un confronto tra il regno animale rappresentato dal cavallo, equus, dal bue, bos, e dal cane, canis, e l'uomo. Ut ad cursum equus, come il cavallo per la corsa, ad cursum, ad arandum bos, il bue per arare, ad arandum, ad indagandum canis, il cane per cacciare, ad indagandum, sic, così, homo, l'uomo, natus est, è nato, ad duas res, per due cose, ad intelligendum, per pensare, et ad agendum, per fare. La terza sentenza di Cicerone contiene un consiglio, un suggerimento. Conveniet et indando munificum esse et in exigendo non acerbum. Converrà, conveniet, essere generoso, munificum esse, nel dare, in dando, et non acerbum e non rigido, in exigendo, nel pretendere.